Non bastavano TAV e crisi venezuelana. È sempre l'economia a far addensare nubi nere sul futuro del governo. A rovinare le aspettative di Conte, le stime di crescita che Bruxelles, poco fiduciosa sulla nostra ripresa, è pronta a rivedere con il drastico taglio del PIL italiano allo 0,2%, circa un punto in meno rispetto alle previsioni. A rincarare la dose, il Fondo Monetario Internazionale, anch'esso negativo, sia sul PIL che sulle politiche del governo, a cominciare dal reddito di cittadinanza, giudicato troppo generoso e che, a suo avviso, rischiano di rendere il paese troppo vulnerabile. Segnali negativi quindi che aggravano il già precario stato di salute dell'economia e che cadono in un momento delicato per la maggioranza. A dividere ancora la questione TAV dopo la decisione, che non è piaciuta a Salvini, del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Toninelli di inviare prima a Parigi l'atteso dossier costi-benefici con i primi superiori di 7 miliardi anziché condividerlo con gli altri membri dell'esecutivo. E Matteo evidentemente avrà anche lui la pazienza, è un ragazzo con una grandissima pazienza, di aspettare quelle 24 ore, glielo consegno io personalmente in busta chiusa. E mentre parlamentari pentastellati annunciano l'invio di circa 2 milioni di euro frutto dei tagli degli stipendi alle popolazioni colpite dal maltempo, alla Camera via libera alla fiducia sul decreto semplificazione con la cancellazione della tassa sulla bontà per il no profit, le nuove regole per gli autonoleggiatori e la moratoria per le trivelle. Dal caso Diciotti alla Venezuela, alla TAV, fino a che punto possono arrivare con le tensioni all'interno della maggioranza? Ma c'è sicuramente un contenzioso crescente in un governo che certo non è mai stato accompagnato da un clima sereno interno alla maggioranza. Io tendo a credere che sia più propaganda che non realtà. Ci sono le elezioni regionali in Abruzzo domenica, siamo già in corsa per le elezioni europee e quindi credo che i due soci alleati, contendenti, avversari tendano, diciamo, a presentare il gioco politico come se fosse tutto interno alla maggioranza giallo-verde. Litigano, ma non credo che fanno sul serio. Però c'è un altro punto molto importante, che è quello dell'economia. Anche Bruxelles è pronta a tagliare il PIL italiano, cioè bisogna fare i conti con l'economia. Beh, questa cosa di Bruxelles certo introduce una novità, perché potrebbe essere il preavviso di una richiesta di una manovra di aggiustamento, la quale manovra ovviamente difficilmente verrebbe fatta dal governo prima delle elezioni del 26 maggio.